alza il sipario su città, periferie, frazioni e montagna con l'Aquila Città Europea dello Sport 2022. 45 strutture pubbliche, 23 aree comunali, 17 strutture private ospiteranno per tutto l'arco dell'anno eventi nazionali ed internazionali. Protagonista non solo lo sport, vero collagene del post-lockdown, ma anche il mondo dell'associazionismo. Gli interventi riguardano sia gli impianti storici della città dell'Aquila, in particolare lo stadio Fattori ed il velodromo, che l'impiantistica di Piazza d'Armi e Centicolella, il Palangeli, ma anche il Paganica Rugby Calcio, il San Gregorio Calcio, nonché i campi delle frazioni. Sembra che ci sia un'ottima risposta da parte sia delle associazioni, in particolar modo dell'associazionismo di base che abbiamo ampiamente coinvolto, sia delle persone che partecipano direttamente o come spettatori a questi eventi, che sono, lo ricordo, al momento 70. Stiamo cercando di reperire ulteriori risorse per ampliare di nuovo ulteriormente la platea dei beneficiari, con un investimento che ad oggi è pari a circa 400.000 euro. Come sono stati investiti questi 400.000 euro? Sono stati investiti attraverso dei bandi, le associazioni hanno potuto fare richiesta, hanno dovuto presentare dei budget e sulla base di questi budget noi abbiamo provveduto attraverso il comitato che si occupa della gestione di tutto l'evento annuale, abbiamo dato dei contributi a parziale compensazione delle spese sostenute. Naturalmente questa non è l'unica iniziativa che noi facciamo nell'ambito dello sport, che è una pratica che noi cerchiamo di sostenere nel miglior modo possibile perché la riteniamo centrale nel riallaccio dei legami della nostra comunità. Prima con il terremoto e soprattutto con la pandemia che ha costretto i ragazzi a rinunciare alla scuola innanzitutto, ma anche a fare sport, abbiamo rischiato che qualche giovane si perdesse per strada e fra l'altro mi dicono le associazioni sportive che soprattutto nella fascia d'età degli adolescenti si sono persi molti ragazzi che prima praticavano sport e adesso dicono che non ne hanno più voglia perché non è più un'attività che li stimola, e noi per cercare di aiutare le associazioni nel recupero di queste generazioni che hanno il diritto di poter praticare sport e di essere incentivati a praticare sport, stiamo investendo risorse importanti sull'impiantistica sportiva. Parliamo di circa 16 milioni di euro, quasi 6 milioni di euro di risorse già programmate e 10 milioni e mezzo invece messi con il fondo complementare al PNRR. Interventi che riguardano tanto gli impianti storici della città, parlo in particolar modo dello stadio Fattori, quindi il velodromo, le torri faro, gli spogliatoi, quanto l'impiantistica sia quella più importante, ne cito alcuni solo a titolo di esempio, Piazza d'Armi, Centicolella, Paganica Rugby, Paganica Calcio, San Gregorio, Palangeli, quindi per il basket, sia diciamo, i campi cosiddetti minori come Preturo o Coppito. Insomma, stiamo cercando di fare una grande pianificazione strategica delle infrastrutture sportive per renderle più efficienti, più accessibili, per garantire una migliore fruizione degli eventi e per anche fare un intervento che necessitavano molti impianti sportivi addirittura da 20 anni. Ne cito uno su tutti, la pista di pattinaggio di Verdeacqua. Che tipo di ricadute ci saranno sul territorio? Cosa aspettate? Ci sono ricadute
sociali, innanzitutto, che sono quelle più importanti, perché sostenere l'associazionismo significa anche consentirgli di rinforzare la struttura e di offrire sempre opzioni migliori alle ragazze e ai ragazzi. In alcuni casi addirittura sono contributi fondamentali perché possono prevenire anche disagi importanti. Faccio l'esempio dell'iniziativa di sospendere tutti i canoni sugli impianti dati in concessione perché alcuni sono particolarmente a rischio default. La piscina comunale, cioè i gestori di piscine che hanno dei costi elevatissimi anche a seguito del rincaro dell'energia, e ha ricadute anche questi eventi hanno ricadute anche economiche, perché tanta gente arriva all'Aquila, tanta gente esce, tanta gente partecipa e quindi c'è vivacità, ne trae beneficio il commercio, le attività in generale. E io credo che la politica degli eventi a 360 gradi, dagli eventi più importanti, noi negli ultimi 5 anni abbiamo fatto 3 tappe del Giro d'Italia all'Aquila, abbiamo fatto i campionati nazionali universitari, abbiamo fatto 2 partite importanti di rugby internazionale con la partita di rugby femminile e quella invece fra le Zebre e i Dragons, abbiamo fatto la mezza maratona, facciamo tutti gli anni la Gran Fondo. Passando per gli eventi di altra natura, quelli culturali, non è un modo per imbellettare la città, ma è un modo per offrire invece un punto di vista privilegiato a chi partecipa e raccontare la rinascita di questa città. Non è un caso che i dati sul turismo da questo punto di vista sono molto confortanti, nonostante le flessioni pesanti dovute all'emergenza Covid del 2020-2021, e speriamo non più così gravi come le abbiamo conosciute. Una funzione non solo sociale, lo sport entra nella grossa casa del turismo, dando lustro alla città dell'Aquila e l'opportunità di farla conoscere a migliaia di persone. A parte eventi locali, regionali, ma avremo eventi nazionali e eventi internazionali. Ci sarà appunto la danza aerea al torneo nazionale, a maggio, dal 13 al 15 maggio ci sarà il campionato mondiale di hip hop, ci sarà la tappa del campionato europeo di pattinaggio su strada, insomma ci sono tutta una serie di eventi sia locali ma anche nazionali e internazionali. Come sta rispondendo il territorio? Ma il territorio sta rispondendo benissimo. Io 2 domeniche fa, ribadisco, al torneo regionale di danza aerea che si è svolto a Monticchio, all'MZ, purtroppo a un certo punto hanno dovuto chiudere i battenti, non potevano far entrare più le persone perché era strapieno e naturalmente bisogna rispettare quelle che sono le regole del Covid, e questa cosa ci è un po' dispiaciuta, ma purtroppo gli spazi quelli sono e una volta pieni non possiamo più far entrare le persone. Lo sport entra nell'ambito di quella che è la grossa casa del turismo, così come appunto il campionato mondiale di hip hop, dove si prevedono circa 400-500 ragazzi, è una ricaduta prevalentemente turistica. Una ricaduta quindi anche sulle strutture ricettive positiva? Assolutamente sì, e non è un caso che siamo stati citati, a noi ha fatto enormemente piacere alla BIT che si è tenuta di recente, dove il presidente nazionale Gravina ha citato proprio l'Aquila e proprio l'Aquila città europea dello sport per quello che sta facendo. Veniamo presi un po' come esempio per quello che abbiamo fatto e anche per il grosso impatto che il comune dell'Aquila, nella figura del sindaco ma anche la regione, hanno voluto spendere proprio sullo sport, proprio per far ripartire anche questa parte, diciamo, della società impegnata in quello che è poi l'attività motoria con i ragazzi, con gli adulti, con gli anziani. 3 domeniche fa c'è stato al castello la staffetta 4x3, dove siamo partiti dai bambini fino agli anziani, nonostante le temperature non erano proprio quelle ideali, per cui da questo punto di vista è un coinvolgimento della città, un coinvolgimento di tutte le associazioni sportive che hanno risposto in massa.
passa. Noi abbiamo ancora 30 associazioni che ci hanno fatto richiesta dopo la chiusura, diciamo, del bando, che vorremmo evadere. Stiamo valutando un attimino questa situazione perché continuiamo ad avere richieste da questo punto di vista. Far rinascere la voglia di sport tra ragazzi e bambini anche attraverso la conoscenza e la pratica di sport minori. Questa è la mission dell'amministrazione comunale dell'Aquila. Quando ho assunto l'incarico di assessore allo sport, il primo atto in cui il sindaco mi ha delegato è stato quello di organizzare tutti gli eventi collegati alla città europea dello sport. Per prima cosa ho provveduto insieme al sindaco a nominare un comitato organizzatore e anche un comitato esecutivo presieduto nella persona del professor Bizzarri Francesco, e da lì abbiamo incominciato a mandare una manifestazione di interesse a tutte le associazioni presenti sul territorio, perché l'obiettivo principale è coinvolgere sia le associazioni dilettantistiche del territorio aquilano sia tutti i bambini presenti nel territorio aquilano, perché l'impegno di questa amministrazione è far rinascere dopo 2 anni di pandemia la voglia di sport tra i bambini piccoli, tra i bambini minorenni, insomma tra tutti i ragazzi che frequentano, diciamo, le scuole elementari e medie. C'è stata già a questi bandi una risposta molto importante da parte non solo del territorio ma anche di realtà extraterritoriali. Sì, l'importanza dopo questo avviso pubblico, in cui hanno risposto 66, alla scadenza dell'avviso pubblico, 66 associazioni presenti sia nel territorio ma anche a livello nazionale e internazionale, c'è stata una riapertura dei termini. Tutte le domande che sono state proposte, tutte le richieste di organizzare degli eventi sul territorio aquilano che sono state riproposte successivamente alla chiusura del bando, che è avvenuta a dicembre dell'anno scorso, sono state accettate dal comitato, e man mano stiamo procedendo all'assegnazione di un contributo per rendere più ampia la platea. Però ripeto, la volontà di questa amministrazione, ma del comitato stesso, sia organizzatore che esecutivo, è quello di agevolare, di far capire ai giovani aquilani presenti sul territorio, ai giovani alla scuola, che ci sono tanti sport minori che sconosciuti diciamo ai più, però sono importanti per aumentare il livello sportivo dei nostri giovani ragazzi. Che tipo di benefici ne ha tratto l'impiantistica presente sul territorio aquilano? Sul discorso dell'impiantistica del territorio aquilano dobbiamo fare una distinzione. Noi come comitato organizzatore abbiamo solamente organizzato gli eventi per rendere importante questa denominazione di città europea dello sport. Per quanto riguarda l'impiantistica, abbiamo investito quasi 10 milioni di euro con i fondi complementari del PNRR. Questi fondi, che entro giugno vedranno l'approvazione dello studio di fattibilità, entro settembre dovrebbero partire gli appalti, servono a rimodulare e a riorganizzare tutta l'impiantistica sportiva presente sul territorio aquilano. Passa il messaggio che noi vogliamo ricominciare a vivere attraverso lo sport. Passa questo messaggio che stiamo facendo tutti questi eventi molto importanti per il territorio aquilano, per farlo conoscere al di fuori delle mura cittadine e riempire l'Aquila di turisti e abbiano un buon ricordo dell'Aquila. Tant'è che è stata la prima apertura con un convegno di ortopedia sull'arachide, in cui era presente Fiona May, grande campionessa, che ha portato un messaggio molto importante. La scuola, le istituzioni devono provvedere per far crescere i bambini nello sport.